Le reportage en langue corse de cette semaine concernera l'élevage dans la région de Corté. La traite mécanique des brebis, déjà généralisée sur la plaine, va-t-elle s'étendre à l'intérieur et bouleverser les traditions? Des réponses à ces points d'interrogation dans l'enquête de Jacques Luchan. Dicono che il nostro mondo è quello di un scritto, o di un scrittore, in quel caso, cominciato con Gutenberg quando scoperta fu a stampa. Di sicuro è stato, ma non so se è sempre. O della moda meccanica ha scutolato spiriti, faccende e produzioni. E forse anche quello è ora in traccia di smarisce, roso dall'informatica sul cervello meccanico superiore. Allora, sapete, vi cacci non sommeso a traizione di circa malanni o maldavà. E per francarsene meglio è da conciaso, come sempre al tono. E così tanto si capisce che la prima macchina mugna e begole sia montagnata. Mica che quassù tremine e bolse. No, ma non si può scappare tanto da nanza o progresso. Or dunque la macchina è giunta. I nostri vaboni si sarebbero forse santauiani? Noi no, perché la nostra premura di va come elli, cagione, ma con mezzi moderni. Osimo, perché sta macchina? Sta macchina è udole, è più che udole. Perché? Perché cavale? La macchina c'è le nuove di lunghi, i vecchi pastori cominciano ad essere faticati, a buon moglie, i giovani di più in più facendo queste cose che occupassi il pecore, sono a rientrare ferri, sono a lavorare, sono a occuparsi la gara, la sera si unge invece stanca, allora faceva piacere di mugliare la macchina. Si vince a sei tempo? Si vince a sei tempo, quando si mette a un'ora a mugliare a mano c'eremo, si mette un'ora la macchina. Allora, mamma Sottile, che ne pensate della macchina a moglie? Allora, io dico che non me la fare, ma mica per i capri, per i capri non c'è mica particente la macchina a moglie. Perché i capri e i pecore non si mugnano mica alla stessa maniera, e i capri e i pecore non si mugnano mica alla stessa maniera, e i pecore è mettita in due paurete, ma i capri è più difficile. Allora, io dico che la macchina a moglie è per i pecore. Per i capri, finché ho la salute per moglie, è meglio. Quando non ha più salute, meglio perdere. E poi Antonio Sottile, che ne pensate di questa macchina? La macchina è buona. È buona per un tappeto di giovani che bene nuova. Perché c'ha sei giovani che vogliono avere pastori. E ci riconosce, il puro vendo custacio che li facciano, gli interessanti. Ma di cosa? Di. Conoscono mica l'animale. No, di un'amica pratica, di. Teoria. È teoria. E a teoria non è mica la stessa pratica. Dunque la macchina per questi giovani qui, hanno le sue pecore, e marcano, sanno quelle che l'hanno a moglie, e poi se ne mugnano. Macchina buona!
buona se per moglie. Quelli che cominciano a cullare a 50 anni, sapete, che l'hanno 50 anni, non può più moglie, che dà bene le rene, dà sciatere. E dai nocce, non si può più incontrare. E allora la macchina è utile. E poi ce l'hanno sicuramente, ma ce l'ho locale per metterla. Ce l'ho locale solo per stellarsi e per ogni cosa. Se no non si può mica mettere una macchina, non ti allasci. La neve. E ho una macchina, c'è un altro inconveniente. Dire che la giuista io. E pecore che entrano nella macchina, li mette nelle ventose e mugnano tutta pecora. Tutta pecora, la macchina mugna tutta pecora. Adimettiamo che ci fosse una pecora che fosse malata, che l'ha avuto qualcosa nella nottata, a mano, usa latte e basta. Che la macchina non ti accorgi mica, a meno che tu non sia barramente pratica, bere, li mette nelle ventose e mugna il latte. Guarda malato, passa pure di ovello qua. Che buccia, dai! Ma mettiamo che le pecore appena a Iardia, non si ne avere mica così. Ieri se ne avere uno. Prima si volasse, se la nuova Iardia si salte a un buffolo quando lui mi mette queste lettine. E se lui si perde di casa sorta appena il latte sanguinoso o qualcosa, si vede sorte si vede sorte, quando lo fa la UGO, passa sto coso un vetro, si vede. Che mica problema, si vede. Tempaccio che tu voglia per i pastori. Tempaccio, eh. Magari tanto che fa, la capra preve la cuecca all'acqua, eh. Si incrocia le corne, gli piace mica, eh. Sto tempo sta male. Sto tempo che non era già mica a fare. Un voracio principale diminuisce. Abbiamo fatto le nostre provisioni, criando, non è mai sto tempo qui, e ci è voluto da mangiare. Faceva che d'ottobre, faceva sole, gli era secco, non c'era nulla da mangiare, cioè dall'umas. E faceva che le provisioni, vale, sopperà la fine. E ci vuole dire a fare qualcosa. Con il governo pensiamo appena c'è la pastoria di montagna. E fa bene un po' che viene un continente. Ah, ma perché in piaggia non si ne trova più? In piaggia non si ne trova più, manco un ballotto. E pensate che ognuno deve installare poi questa macchina? Installo sì, un mio figlio lo piglia a eccezione.
Ha pensato che è più pratica per i giovani, non vuoi? Più pratica, sono più tranquilli. Sono più tranquilli, sì. Allora si può pensare che un giorno i pastori che mugnano un nuovo compo? All'antica non mugneranno quasi più. Qua a Massina mugneranno. Continua il tuo mestiere. Sì. E allora conti piane una? Sì. Ma te costa caro quello? Questa qui, sì, costa caro perché gli fa costa caro, quindi è più rende. Che è una macchina che senza la macchina nuova costa più di 5 milioni. Quanto vigore? Qui munge 48 vigore, 24-48. Ma ci sono più chiuse, ci sono a 12, 24, ci sono a 6, 11. Dopo l'installazione come vuole fa, chi... dipende come vuole mezzo, vuole fare un grande varaccoso, dipende dalla quantità di pecore come hai, la possibilità come hai di pigliare la macchina. Qua. Ma c'è l'aiuto quantunque, no? Io c'ho un aiuto, io, non c'è. Ah, tutti, ah. Arrangiati, accorgiati.